Oh, Che questa è la meraviglia! canzone, il videoclip di Simone! Coccilia. Sì, Simone, finalmente possiamo. Avete ballato? Abbiamo certo ballato. Che abbiamo ballato. Allora, questa mattina in redazione, mentre stavamo, no? Stavo così con le cuffie, sentivo tutta questa canzone, mi faceva fare così con la testa. Ho visto il come, video. Come, luce. Come ti faceva fare? Così con la testa, così. Mi faceva muovere. Senti, è una canzone che potenzialmente potrebbe avere un balletto da TikTok. Esatto, lo devo fare. Ci, sì, mi devo. Potremmo anche studiarcelo. Eccolo qua, trovato. Ce l'hai, Franci? Muovi la testa così, fatto il balletto. Beh, oddio, oddio, Francesco. È un cioè, po' è da rivedere un minimo, no? Qualche. Però, insomma, mi sembra. Allora, le TikTok basi. Lo devo curare un po' di più, sono sincero. Non ci entro spesso. Stanno tutti là. Però è una grande vetrina TikTok. Sì. Poi io ho fatto danza, quindi sarebbe anche carino. Cioè, hip mi piace ballare. Hai fatto hip hop, ma si vede come sei vestito. E quindi, sì. Dovrei un po' più praticare. Ti piace TikTok, Simone? Lo trovi un bel mezzo di comunicazione, soprattutto per chi io, fa musica. Esatto. Per chi fa musica, sì, è fondamentale. Io sono un po' boomer, lo possiamo dire, perché sembro giovane, ma non lo sono. Quanti ne hai? Oddio, mi sono messo, vedi, mi ficco poi da solo in dei casini. No, perché possiamo giocare a quanti te ne diamo e bravo, quanti ne hai. Bravo, quanti allora, me ne dai, Francesco? È giovanissimo, per me ragazzi. È 26. Guarda, sei sui 26 come mese del 95. Falsi, proprio falsissimi. No, serio, serio. No, ne ho 36. 36? 36. Portati in maniera egregia. Beh, io ti giuro te ne darei 26-27 massimo. Allora, io domani ti sto qua, perché ogni sì, volta certo. Così. Esatto. Poi, ovviamente, ci accordiamo anche per una cosa di soldi, insomma, se ci vuoi dare qualcosa. Scherzo, no, scherzo, scherzo, sì. Scherzo, amici, sto scherzando. E quindi, bene. No, TikTok fondamentale da utilizzare, io poi, insomma, mi devo impegnare. Il fatto è che poi diventa un po' una sorta di lavoro, no? Fare quello, Instagram, certo, Facebook. Pensare ai contenuti. Contenuti, magari scrivere le canzoni, magari fare curare concerti. Anche la community, perché ovviamente TikTok e questi social, anche come Instagram, i Reel in particolar modo, vanno con una community che c'è dietro. Sì, ma lì ti aiuta anche tanto l'etichetta, no? No. Però sei sempre tu comunque, sì. Devi devi fidelizzare il pubblico, perché devi piacere, devi cogliere, devi arrivare. Esatto, però tu hai tutte le carte in regola per farlo, Simone. Sì, mi devo impegnare un po' di più, a volte sono pure un po' pigro, lo possiamo dire, ma viva la pigrizia, viva la pigrizia. Ma abbattiamo questi stereotipi. Hai visto come perché... si trova a casa sua? Questo è il linguaggio non verbale, no? Tende verso di vuol dire che si trova esatto. A casa. E anche noi ci troviamo pienamente a nostro agio con Simone. Beh, aboliamo tutti i stereotipi, perché anche viva la pigrizia ogni tanto, perché stare sempre sul pezzo, fratta tanto. Allora, devi sapere una cosa, dovete sapere che la, tante persone guardano questo programma, tra l'altro lo guarda per forza di cose, è chiaro, la post-produzione. A cui mandiamo un bacio enorme così. Certo, e mandiamo anche un messaggio alla post-produzione. Post-produzione, mi potreste fare un piacere, una cortesia adesso, mi potreste mandare alla regia, da adesso alla redazione di Giulia Cavola, che salutiamo, una fotografia del nostro regista Daniele Ricciuto, poi spiegherò il perché. Me la potete mandare una foto così la mostriamo? Anche perché di profilo se la trovate sarebbe ancora meglio. Perché ho trovato una somiglianza probabilmente. Attenzione, fermi là. Bene, sei curioso adesso di questo? Perché ho visto la copertina dietro, no? E ora ti faccio vedere la foto del nostro Daniele Ricciuto, perché vedo delle somiglianze. È vero, Daniele è un po' più scuro di capello però. Ma questa è tutta modificata. Quanto ci hai messo a fare questa foto? No, questa è uno scatto volante. Il trucco ci è voluto un po'. Anna Miconi ha messo un sacco di glitter. Viva i glitter, quanto sono belli i glitter. Ragazzi, pazzesco. Ma vi piacciono i miei calzini? Molto belli. Bene. Dove si vedono? Eccoli, molto sì, bene. Sì. E quindi, vabbè. Col fulmine, beh. C'entrava nulla, c'entrava assolutamente nulla. No. Siamo sempre in diretta in una TV nazionale, quindi però vabbè. Ah, vabbè, ok. No, per dire, dice, vai, quello chiede la foto del regista, dice, che sai, tra luce e vino, no. Però no, è bello comunque creare questo ci tengo a sottolineare, se la post-produzione può, se ha tempo, se non ha tempo, non fa niente, insomma, ecco, non fa niente. Bene. Comunque ragazzi, come state? Voi tutto bene? Grazie, siamo bene, ma ci racconti un pochino quest'ultima canzone, fa parte di un percorso che uscirà un CD? Che allora, succede? Questa canzone è nata durante la pandemia. Durante la pandemia è un periodo difficile per tutti, non ce lo nascondiamo, io stavo da solo, tutti stavamo in una situazione non facile. Periodo di riflessione comunque, Simone? Sì, di riflessione, infatti mi ha tirato fuori anche un lato un po' diverso mio. Io sono così solare, energico, però nascondo una malinconia, nascondo anche un lato un po' più buio. E la pandemia mi ha fatto tirare fuori questo mio lato, che poi l'ho inserito in questa canzone, ma anche in Animale Sleale, che è il brano con cui ho fatto il premio di André.
sono arrivato tra gli 8 finalisti. Nel 2022? L'anno scorso, esatto. Ed è stato l'inizio di questo percorso nuovo che sta tirando fuori altri miei colori, come è giusto che sia. Ma certo, ma anche perché poi più passa il tempo e più scopri un Simone diverso, cioè quotidianamente scopri un Simone diverso anche a livello artistico, esatto, oltre che umano, no? Quindi esatto, a livello professionale, quindi lo tiri fuori in musica e questa è una cosa molto interessante. Il tuo brano si chiama La mia giostra, esatto. E in cosa consiste la tua giostra? La giostra gira, giusto? Facci salire su questa giostra. Gira, non so se ti conviene, Francesca. Vabbè, perché? No, nel senso che, no, la mia giostra sono io e io sono tante cose, infatti il brano è tante cose, c'ha tanti cambi anche a livello musicale, anche a livello testuale, anche a livello di tematiche, e quindi è veramente, sembra salire sopra una giostra, e ho detto ok, la tiro fuori, la mia giostra sono io, fatevi un giro, insomma. Dimmi se sbaglio, hai giocato anche molto con questo brano col politically correct. Eh sì, un po' sì. L'hai cavalcata un po' questa, sì, perché io... non si può più dire nulla, non si può più fare nulla. E infatti invece sono stato abbastanza diretto con delle... Noi ci dissociamo, se qualcuno si è ripresa dal video, non c'entra nulla, la canzone è la sua. Ma no, Francesco, mi hai detto che ti... Invece no, con me... Noi ci dissociamo a priori, caro mio. Poi vediamo. Ma tu mi devi sostenere, che fai, non mi sostieni? Ma io salgo sul carro dei vincitori, insomma. Ah, quindi politically correct, sono un no. po' della pagnotta. No, no, ragazzi, allora io in questo brano ho tirato veramente in maniera molto dritta... Infatti lancio il testo, sono degli slogan anche un po' molto pungenti, sì. Abbastanza, però insomma credo sia inevitabile in questo momento storico, cioè andare dritto fino al punto, non stare più a metà, cioè se vuoi dire una cosa la dici. Poi... Anche perché poi l'arte non ha politica. No, l'arte deve anche in un certo modo dividere, non può essere che piace a tutti, facciamo contenti tutti, no, se tu hai un messaggio lo tiri fuori, poi ci sarà chi ti ama, chi ti segue, ci sarà chi ti odierà, chi a cui non... Inevitabilmente. C'entra questo. L'essere abruzzese, perché io tutti gli abruzzesi che conosco, ragazzi, hanno degli attributi... e hanno una testa, sono tosti gli abruzzesi, ragazzi. Siamo molto belli, tosti, ragazzi. Belli, evviva gli abruzzesi. E poi io sono dell'Aquila. Beh, c'è anche tanta sofferenza, ancora anche purtroppo. Sì, anche. E poi noi siamo circondati da montagne, cioè anche il territorio comunque ti forma a livello caratteriale. E poi sono Capricorno. Peggio tra l'altro dopo chiederemo a Paola Aspri, che sarà sicuramente all'ascolto di questa trasmissione, chiederemo: Paola, cosa riserva l'oroscopo per il nostro Simone, a.k.a. Cociglia? Esattamente, a.k.a. sono arrivato adesso all'a.k.a. Complimenti. Also known as. Bene, ancora meglio adesso. E quindi, Cociglia, il 13 è uscita questa canzone. Sì. Prima ne era uscita un'altra. Ok, poi ne uscirà un'altra ancora dopo. Un'altra ancora e siamo a tre. E ci raccontano tutti quanti che ci vogliono tre singoli prima del disco. Sì. Vale così anche per te? Assolutamente sì. Voglio chiudere queste canzoni e le chiuderò in un unico progetto perché appunto hanno tutta un'altra... altre sfumature rispetto al mio primo album che è uscito 3 anni fa. E quindi assolutamente richiedono un album tutto loro, un CD tutto loro che uscirà a breve, insomma mi manderò un messaggio. Allora, momento, è arrivato quel momento, mi alzo Alessio, t'ancora regia, allora per favore Alessio adesso mi fai vedere a schermo intero quell'immagine lì che è la, non è la copertina del singolo, no. Però questa qui è una di quelle che serve per fare promozione, di foto, insomma. Eccola qui. E adesso mi fa vedere... Rullo di tamburi. Guardate un po'. Signore e signori. Attenzione. Me le puoi mettere per favore, Alessio, a due, insomma, accanto? Beh, ragazzo anche lui, ovviamente. Salutiamo Daniele, che adesso si ritrova lì. Esatto. Però Daniele, è perché c'è una somiglianza con Simone, a.k.a. Cociglia, c'è una somiglianza che adesso ti piace questa espressione? Certo, tra l'altro è nuova, è tua. Vedete? Eccoli qui, due gocce d'acqua. Eccoci. Mi devo spostare, Alessio, questo mi stai dicendo, sì, vado di qua, sì. No, vado di là, mi sposto qui, vicino a Francesca, mi faccio piccolo, vedete che c'è questa, c'è questa somiglianza. Separati. Bene, possiamo, grazie posto, grazie regia, grazie ragazzi. Bello, mi trovo sempre le somiglianze, ma mi diverto, loro, gioco Francesco, molto con bravo, questa cosa. Bravo. Anche perché la vita è un gioco, tu con la musica, nonostante le provocazioni che ci sono in questa canzone, lo dimostri. Sì, ma io poi sono così, cacciarone, così. Ma viva, viva, sì, insomma, viva, essere viva, così. Viva, viva, viva.
Senti, allora, mi racconti l'esperienza del premio De André, perché comunque è un nome importantissimo, un premio importantissimo ed è un trampolino di lancio anche. Bello, il premio De André, sì, è veramente un pezzo di cuore. Poi c'era in prima fila Dorighezzi con tutta la giuria, con tutti gli amici di De André, i giornalisti, quindi, oddio, anche un po' di responsabilità, ti senti certo. Addosso. E, però un'esperienza straordinaria, bellissima, un'energia veramente forte. E poi ho portato questo brano che veniva appunto dopo la pandemia, quindi siccome sono è cambiato anche il modo di scrivere, io prima partivo piano e voce, poi andavo in studio con un team di persone e vestivamo la canzone. Durante la pandemia non ci potevamo muovere, quindi dovevamo ero io, esatto, e quindi mi sono dovuto fare tutto da solo, anche l'arrangiamento, scegliere i suoni, scegliere i synth, il basso, quindi è stato un lavoro proprio... Qual è il tuo strumento di battaglia, se così vogliamo? Ma io lavoro con la tastiera, poi parte tutto da lì, e quindi è nato questo nuovo modo anche di creare. E il primo pezzo, che è uno dei primi pezzi, è proprio Animale Sleale, e ritrovarmelo in finale al premio di André, ho detto... Però, significa qualcosa. Che bello, no, è stata una bella carezza, una bella... Tra l'altro c'è una differenza importante tra come veniva selezionato l'artista prima dell'avvento dei social, delle trasmissioni televisive che fanno i contest musicali, ed ora. Perché? Perché prima venivano selezionati attraverso questi premi. Cioè, sì. Premio De André, c'è quell'altro famosissimo che è il Festival di Castrocaro, insomma, ce ne sono tanti, sì. Ok? Poi sono arrivati i talent. I talent cosa hanno fatto? Hanno tolto ai talent, quindi a quelli che ai procacciatori, a quelli che andavano a scoprire attraverso i talenti, queste manifestazioni artistiche, esatto. Talenti hanno tolto il lavoro, tra virgolette, oppure la noia di andare lì, ascoltare Coccilia, ascoltare quello, ascoltare quell'altro, sì. Andare a quel festival, andare a quell'altro, perché fanno queste selezioni gigantesche dove tu stai, sì. Un giorno lì ti ascolti 250.000 canzoni e poi selezioni, ma può essere che il fenomeno ti arriva all'ultimo secondo, come nel film di Checco Zalone, magari siccome sei stanco, hai dei problemi, infatti il film di Checco Zalone va proprio, no? A parafrasare questo, non lo tiri fuori il fenomeno. Hai mai partecipato a un talent? Ci ho mai provato, ci ho mai pensato. Sì, io ho fatto fatto l'audizione per Amici, io ho fatto anche danza hip hop, quindi in quel momento... Potevi rientrare in tutto. Facevo canto lirico in quel momento, era 2009, l'anno del terremoto poi dell'Aquila, io mi sono presentato così. 2009, Amici, uscì, o non mi ricordo chi, Emma o Alessandro, sono quegli anni era lì, l'anno, no? Di Emma, infatti di mi ricordo, cioè... Emma ai provini, c'era anche lei. Pensa un po'. E quindi partecipai e io feci questa canzone di canto lirico, è un brano classico, e poi Maria mi chiese di fare anche un ballo hip hop. E lei disse, ok, mettiamo una base. Ho detto, no, scusa Maria, ho portato il CD da casa. Infatti è stata una scena un po' esilarante e così. Quindi poi ho fatto anche tutto questo off record, cioè non era registrato. Tutto questo praticamente loro registravano il sabato. E quindi poi è andato in onda. No, registravamo forse il venerdì e poi è andato in onda il sabato. Okay. Vabbè, comunque è andata su Canale 5 questa cosa. E, hai e messo poi il tuo CD? Ho messo il mio CD, ho fatto il mio balletto, ho fatto la mia canzone. Poi... in realtà si è creato un momento un po' di tipo Alessandra Celentano diceva no, questa cosa lirica e pop non si è mai vista, Garrison diceva no ma è carino, insomma ognuno ha dato il proprio parere. Io sono rimasto lì un po' frastornato e poi ho passato il provino, però poi non mi sono più ripresentato, non ho avuto perché vabbè, avevo 20 anni, ero ancora insicuro, poi venivo da tutta una storia, no? C'era appena stato il terremoto, quindi è stato un momento particolare. Ti sei mai pentito? Probabilmente no, perché non ero pronto. E questa è una cosa importante però. Non ero assolutamente pronto. Cioè di stare bene con te stesso. Sì, 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 assolutamente. Rimanendo sì. Sempre nell'ambito televisivo, hai partecipato nel 2018 con il brano Narciso ad Aria Sanremo, giusto? Sì. Anche quella è un'esperienza molto bella, Aria Sanremo, siamo arrivati anche lì in finale, eravamo un centinaio su, non mi ricordo, forse 1000 più iscritti, ed è arrivato dopo il premio Mia Martini, che è stato il 2017 con Cerca Consenso, e quindi è stata una carrellata di emozioni. Poi i premi, come dicevi benissimo prima tu, prima servivano a fare da talent, e a trovare degli artisti. Per chi lo vive in prima persona, il premio ti dà proprio una
una carezza, una spinta, perché comunque dietro la musica c'è anche un lavoro, c'è Certo. un'introspezione, un capire Beh, chi sei. soprattutto comunque perché molte, cioè spesso, spessissimo, all'interno dei testi degli artisti si ritrova molto di quella che è la propria vita, molta della bibliografia, molto insomma dell'essere proprio dell'artista, dello spirito. Assolutamente sì, poi quando sei cantautore la musica si mischia con la tua vita e quindi automaticamente parli, magari parli di altre persone, ma parli sempre un po' di te. Quindi c'è sempre Certo. un po' di te nella musica. C'è umanità nel mondo della musica? Nel mondo dello spettacolo? Umanità? Beh sì, l'umanità alla fine credo sia la base di tutto, cioè nel senso comunque le canzoni parlano di umanità, parlano di emozioni, parlano di E tra quello. persone del mondo dello spettacolo, propriamente Quello parlando, magari c'è qualcuno che hai c'è molta sentito che... competizione. Eh beh. Ma c'è qualcuno a cui sei legato che magari ti ci senti, ti ci scrivi ogni tanto, ti dà dei consigli? Ma oddio, adesso che mi ci fai riflettere, sì, ho degli amici cantautori che fanno il mio stesso mestiere, sì. A volte ci sentiamo, anche ci confrontiamo, sì, cioè, sono pochi, non sono 200 Ti persone, puoi però... fidare comunque di loro. Beh sì. E questo è importante, Sì, eh? sì, Perché sì. poi alcuni non lo raccontano, cioè alcuni raccontano no, non esiste riconoscenza. È venuto Valerio Scanu ha fatto nomi e cognomi di chi si può fidare e di chi non si può fidare. Sì, devi scegliere, chiaramente non tutti, perché se no, no, tutti no. Diciamo che è anche un mondo di lupi, spesso e volentieri. Beh sì, ma come ogni mondo lavorativo, certo poi questo c'è di mezzo il narcisismo, Bravo. l'egocentrismo, c'è tanta, insomma, tanto di questo, però poi credo sia sempre a te capire, no? Con chi ti relazioni e come ti relazioni. Perché Bene, allora hai glissato però sulla domanda dedicata al disco. ho glissato, È un po' France? glissato, non ci hai dato una data, io voglio la data precisa, cioè voglio sapere Vogliamo data, degli giorno, spoiler insieme, concreti, ma non anche ce l'ho la perché data. noi Più o vogliamo questi spoiler meno. per poterti rivedere, Simone. Brava! Queste sono le cose che ci piacciono. Io comunque sono sempre più raffreddato, ragazzi. Abbiamo una tachipirina? No, non ce No, l'abbiamo, non ce l'abbiamo. vabbè, non ce la Vedi che possiamo glissa, fare. non risponde, non risponde. Quando è che... Allora, ragazzi, io... Allora, in realtà l'album è quasi pronto. Quindi potrei farcelo anche per primavera. Ma... Sperando che tu non sia allergico, perché altrimenti Sperando, stiamo da capo a esatto, alla 12. fine... No, siccome ho scritto delle cose nuove che vorrei che insomma che ci fossero nell'album, quindi sto capendo se allungare poi, Ma ce quindi l'hai il le... nome dell'album già? Mi sa che però non può dirlo. Sì, ce l'ho però. E quello ce lo puoi Ragazzi, dire, ce l'ho. No, e che Madonna, ragazzi, ma qua mi fate dire tutto. dai. Qualcosina. Si è agitata, ha preso il ventaglio. Che calma, 2 minuti è finita l'intervista. Non ti preoccupare, dai, Ventaglio rotto, tra raccontaci un po'. l'altro, tutto ciò. E quindi no, il titolo ce l'ho, mi è venuto in mente un po' di tempo fa e dai, ve lo dirò a breve. Va bene, e il prossimo singolo? Difficile, oggi un'intervista proprio difficile. No, perché il prossimo singolo è questa canzone che ho scritto recentemente, che vorrei far uscire perché poi ogni cosa... Allora, tu quando scrivi una canzone, le ultime canzoni che scrivi sono sempre quelle più che ti piacciono di più. Certo. E quindi scrivi una cosa, magari ho scritto una cosa una settimana fa, mi piace, quindi dico no, assolutamente questa cosa la devo mettere. E quindi questa canzone probabilmente sarà il prossimo singolo. Molto E noi non interessante, vediamo molto l'ora di interessante. ascoltarla, di ascoltarti. Simone, oggi sto facendo un po' un pastrocchio. Dai, ci vediamo in primavera. Grazie, Coccilia. Ragazzi, grazie a Grazie mille, voi, è Simone. stato un piacere. Straordinario, ritornerò, una minaccia. E noi ti aspettiamo, Grazie, accogliamo grazie, pienamente questa minaccia anche con gioia. grazie. E il nostro Thomas Cardinali ha intervistato il ministro Abodi su cose molto interessanti. Guardate, tra pochissimi istanti Una arriva. serata importante, la sua presenza cosa vuol dire? Una serata speciale di altri 364 giorni di sensibilità rispetto ai temi. Questo è il significato di serate come queste, ribadire e rinnovare l'impegno che è morale, non è obbligatorio, è sincero, profondo e costante. Ministro, Ministro, lo sport? un pensiero per Tavecchio. Tanti pensieri per Carlo Tavecchio, e tanti pensieri di un amico diverso ma profondamente amico. Sapete
che in certi momenti non l'abbiamo pensata alla stessa maniera, ci siamo confrontati, abbiamo fatto una competizione leale, ho perso e lui è diventato ancora più amico mio dopo la sua vittoria. Quello che lo sport riesce a fare è che non sempre nella vita si può riprodurre. Il dispiacere per una persona che mi è stata vicino anche in questi anni e alla quale avrei voluto stare più vicino anche nei prossimi anni. Mi dà un voto in questi primi 100 giorni di governo? No, io voti ai colleghi e non ne do, e neanche a me stesso, anzi su me stesso posso dirvi che posso fare di più, posso dare di più, è quello che cercherò di fare nei prossimi 100 giorni. Dove vorrebbe essere più incisivo, Ministro? In ambiti nei quali c'è bisogno di tempo, pazienza, perseveranza, determinazione, prima di tutto la scuola e poi il rapporto tra lo sport e la salute. Ci sono degli ottimi presupposti perché c'è una grande collegialità, c'è una grande voglia di collaborazione, quindi diciamo che l'insoddisfazione è solo mia, ma sono fiducioso che si possano raggiungere gli obiettivi. C'è anche magari il desiderio di svelenire un po' tante circostanze che ruotano intorno al tifo, appunto al calcio, allo sport in generale. Anche quello, io vorrei che non fosse soltanto una questione di tifo, rispetto a comportamenti oggettivamente non corretti non ci dovrebbe essere tifo, dovremmo stare tutti dalla stessa parte. Lealtà, correttezza e probità, quantomeno insieme alle norme dello Stato. Grazie. Questa sera si scende in campo per la solidarietà e sicuramente la medaglia più bella. Sì. Hai detto tutto così, questa idea di coinvolgere tanti grandi atleti italiani, tanti sport diversi, penso che sono i migliori testimoni per supportare la finalità così direi decisiva, perché insomma poi le cure palliative che molti non conoscono, molti non si rendono conto di quanto sia indispensabile non solo aiutare chi ha dei problemi, ma chi ha dei problemi che onestamente la medicina dice che non sono guariti. Quindi questo è un tema su tutto il mondo dello sport, deve tentare di valorizzarli. La risposta è stata massiccia, Presidente, degli atleti. Gli atleti sono fantastici, poi come tutti quanti credo che sanno, siamo un'unica famiglia per quello dello sport. Grazie. Presidente, un ricordo di Carlo D'Avecchio che ci ha lasciato, l'ex presidente della FIGC. Ma oggi l'ho detto a alcuni vostri colleghi. Ma negli ultimi tempi siamo stati vicini, ci siamo sentiti spesso, mi sono permesso anche di dire che secondo me, non solo affettivamente ma anche come dirigente, aveva molto rivisitato alcuni concetti che magari lo hanno caratterizzato nella grande massa, nell'opinione pubblica delle persone. Una cosa è sicura, che conosceva il mondo del calcio, il mondo dei dilettanti, il mondo dell'associazionismo come pochi, veramente come pochi. Grazie. Grazie. Evento per la Fondazione del Bambino Gesù, i due ministri, insomma sì, due ministri, il presidente del CONI, il ministro Abodi, insomma hanno spiegato tante cose. Tra l'altro parliamo di sport, parliamo di calcio, è appena arrivata una lettera aperta da parte di Nicolò Zaniolo alla Roma, ma degli altri da Nicolò Zaniolo alla Roma, giusto, sì. Ma altri aggiornamenti ovviamente nel TG Sport. Noi vi ricordiamo, cari amici di Pomeriggio con Noi, di seguirci su tutte le piattaforme social, su Instagram tutte, come Cusano Italia TV, Cusano News 7, Tag 24 Baio Noi Cusano e Radio Cusano Campus. Quindi mi raccomando, seguiteci, perché Francesco, possono seguirci i nostri amici anche ovunque, con le nostre applicazioni per iOS e Android. Quindi mi raccomando, scaricateci, aprite l'app e scaricateci, poi scaricateci. Vediamo il senso, no, però nel senso che non ci guardate, ma non nel senso, nel senso di che vedere, ci guardate, ci seguite ovunque, perché voi potreste anche sedervi tranquillamente su questa sedia e guardare Pomeriggio con Noi, così aprire il vostro telefono, guardare Pomeriggio con Noi, guardare Francesco Alessio, e Francesca. Non so gestirla, Alessio, in regia, non posso aiutarti. Facciamo così, pubblicità, bravo, metti me Alessio, torniamo, pubblicità, torniamo pubblicità tra poco con Paola Aspi, ascoltatemi. Paola, wow.